Auguri di cuore, veramente. L'augurio è che siano altri 100 anni di contemporaneità. Contrariamente a quanto qualcuno pensa, di corpi intermedi, di organizzazione, c'è sempre più bisogno proprio nei momenti di difficoltà. Io vi auguro veramente di avere altri 100 anni, anche più, di vita così come l'avete avuto per il passato, piena di soddisfazione a favore dell'Unione stessa e degli agricoltori bresciani. Agricoltura Brescia ha celebrato il secolo di vita, un motivo di orgoglio che può diventare un punto di partenza verso il futuro. L'ha detto il presidente Francesco Martinoni, da poco riconfermato alla guida dell'organizzazione, ai soci riuniti per la tradizionale assemblea generale alla Camera di Commercio di Brescia, davanti a un ampio parterre di ospiti e autorità. Per me è un onore, un privilegio poter celebrare i 100 anni di vita della nostra Unione Agricoltori di Brescia. Il pensiero va sicuramente a chi mi ha preceduto, che ha fatto sì che per 100 anni noi crescessimo, quindi il mio pensiero oggi è di guardare indietro per i 100 anni di storia, di sicuramente far tesoro di tutto quello che è stato fatto e costruito in questo secolo passato, ma di utilizzarlo guardando in avanti e guardando al futuro. Un anniversario importante che viene però celebrato in un momento di grande difficoltà per il settore primario, come si evince dall'analisi dei dati produttivi ed economici del 2015. Quasi tutti i comparti, ha sottolineato il Presidente, sono in crisi e la volatilità dei prezzi ha minato profondamente la redditività delle imprese agricole. L'agricoltura bresciana ha passato un 2015 particolarmente difficile. I settori zootecnici e cerealicoli hanno sofferto in maniera pesante. Ci si presenta un 2016 che è altrettanto pieno di nuvole nere. Al mondo politico chiediamo appoggio, ma chiediamo soprattutto che ci dia una linea da seguire. Ci vuole coerenza, di poter fare dei programmi, di poter organizzare le nostre aziende, i nostri investimenti e di poter guardare con più fiducia in un futuro. Il PIL agricolo provinciale, 1,36 miliardi di euro, è diminuito del 4% a causa della crisi dei settori principali. A partire dal latte, che con 12,8 milioni di quintali prodotti vede comunque Brescia sempre al primo posto in Italia. La situazione attuale è una situazione drammatica, in quanto usciamo da 30 anni da un sistema delle quote latte, un sistema europeo. L'uscita da questo sistema ha portato a un aumento della produzione al quale non è seguito un aumento della domanda, anzi c'è un ristagno, il discorso della Russia, il discorso della Cina, quindi di fatto forte offerta, scarsa domanda, crollo delle quotazioni. La situazione è insostenibile nel nostro paese, insostenibile a livello europeo e saranno quindi necessarie degli interventi importanti. La strada del futuro passa necessariamente per l'aggregazione, imperativo cogliere le opportunità delle reti di impresa, delle organizzazioni di prodotto. E in questo senso Confagricoltura non può più essere una semplice fonte di servizi, ma anche un centro di aggregazione per nuove idee e progetti. Dobbiamo fare tesoro delle nostre esperienze, di ciò che eravamo, di ciò che siamo stati, ma assolutamente rimanere contemporanei e soprattutto cambiare un approccio, che è quello di progettare per i propri associati, non più organizzazioni che disbrigano pratiche burocratiche, ma organizzazioni che affiancano gli associati e che costruiscono per loro e assieme a loro il futuro che oggi non siamo stati in grado di fare. Tra i problemi toccati durante la mattinata, la riduzione del suolo agricolo. 3.800 ettari sono spariti a Brescia nell'ultimo decennio. Non è mancato un accenno al tema della sicurezza sul lavoro e in un messaggio mandato all'Assemblea, il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina ha riconosciuto le difficoltà di dialogare con una politica agricola europea troppo burocratica e incomprensibile. Gli ha fatto eco l'assessore Gianni Fava, che rivendica però per le regioni maggiore autonomia. Noi abbiamo di fronte una delle crisi peggiori degli ultimi 50 anni che non può essere risolta in modo burocratico. Roma è semplicemente lontana. Non a caso la nostra Costituzione garantisce le prerogative in materia agricola alle regioni. Io penso che fino a quando non ci faranno svolgere il nostro compito fino in fondo, noi faremo un lavoro a metà. L'agricoltura bresciana, ha detto Martinoni, non deve però gettare la spugna. La strada è in salita, ma bisogna continuare a credere in tempi migliori. E le nuove generazioni sono pronte a raccogliere la sfida con il lancio di una grande opportunità di formazione professionale.
stiamo ragionando da diverso tempo, è quello dell'Academy anche a Brescia, che sarà un progetto di alta formazione manageriale dedicato proprio al settore agricolo e alle imprese agricole gestite da giovani, per far sì che i nostri giovani possano davvero affrontare questo mercato in forte cambiamento con gli strumenti e con le risposte adatte. Come da tradizione, anche quest'anno Confagricoltura ha assegnato nel corso dell'assemblea il riconoscimento del Galantuomo dell'Agricoltura 2016, conferito ad Aldo Miglioni, classe 1939, operativo fin dall'età di 14 anni nell'azienda di famiglia Cigole. Con lui è stato premiato anche Alfredo Diana, ex ministro all'agricoltura con i governi Amato e Ciampi e presidente di Confagricoltura tra il 69 e il 77, che ricevette il riconoscimento del Galantuomo a Brescia 40 anni fa. È una laurea d'onore, uno dei premi ai quali tengo di più. Un minuto di silenzio è stato invece chiesto in memoria di Giulia Bazzoli e Lucio Binacchi, entrambi scomparsi nel 2015. Binacchi dal 72 è stato funzionario dell'UPA di Brescia, l'inventore del volume Conoscere l'agricoltura, ancora oggi punto di riferimento per l'agricoltura bresciana. Infine, premio anche a Margherita Tomasoni per i suoi 30 anni di servizio come impiegata all'interno dell'associazione.